Buonasera a tutti per questo appuntamento significativo e importante per noi dell'Istituto Gramsci, per l'Alliance Française. E insieme abbiamo voluto organizzarlo dopo accennerò un attimo agli ospiti, per poter discutere di un tema rilevante per la vita delle città oggi, o discutere insieme dei temi rilevanti della vita delle città ad ampio raggio. Non a caso il titolo di questa iniziativa è significativo, ci sembra, ed era nato da un'idea che Matilde Calarigale aveva proposto al direttivo del Gramsci, che il Gramsci ha fatto suo, ha proposto all'Alliance Française, e insieme abbiamo voluto organizzare questo incontro, d'intesa anche con Unicredit Banca, che ringraziamo per la splendida ospitalità in questa bellissima sede. Mappe urbane, itinerari e scenari. Tutto è nato dai problemi che dibattevamo fra di noi qui a Bologna sulla realtà di Bologna, la difficoltà di governare, di gestire una città complessa come Bologna, che piccola città per un verso e grande città per altri versi, con tutti i problemi delle aree metropolitane dal punto di vista sociologico, politico, economico, e quindi volevamo trovare un'occasione di discussione però ad ampio raggio, confrontandoci con intellettuali e personalità che portassero un contributo che non fosse schiacciato sull'immediatezza degli eventi politici, ma lo inquadrasse in un sistema, in un contesto più complesso, appunto, internazionale ed europeo. Per questo abbiamo deciso di affrontare queste tematiche che riguardano per un verso Bologna, il governo delle città, i scenari sociologici, politici, culturali, antropologici delle città, discutendone appunto in un contesto europeo e internazionale. E abbiamo quindi l'onore di avere con noi Alain Touraine dell'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, che non ha bisogno di presentazioni e che già nel 95 qui fu a Bologna ed ebbe la laurea honoris causa in scienze politiche dalla nostra università. Siamo molto contenti di averlo con noi. Discuterà con tutta la passione e la competenza che gli conosciamo e che conosciamo anche attraverso i tanti libri che sono stati tradotti anche in italiano, con Matilde Calarigalli, docente di antropologia culturale presso il nostro Ateneo, e col sindaco di Bologna Sergio Cofferati. Devo rammaricarmi per l'assenza del professor Marzio Barbagli, che non ha potuto essere presente per motivi suoi personali, ma comunque ringraziamo comunque la sua disponibilità, e egli stesso ci aveva dato indicazioni per organizzare in un certo modo questa giornata. Devo dire, ringrazio anche gli amici di Istituto Gramsci che hanno contribuito a organizzare questo incontro, ma soprattutto perché vorremmo che l'Istituto Gramsci, insieme con altre realtà culturali, cittadine, come in questo caso è avvenuto con l'Alliance Française, in altri casi capiterà con altre associazioni e gruppi, possa continuare ad essere una sede di incontro e di confronto su tematiche che ci riguardano da vicino per la vita della nostra città, del nostro paese, per confrontarci su quello che più oggi riteniamo importante per poter condurre il nostro dibattito, i nostri approfondimenti. Io ho terminato e lascio la parola a Daniel Londey, vicepresidente dell'Alliance Française, che ringrazio molto anche lei per il contributo che ci ha dato a questa iniziativa. Prego. Grazie. Io, come Alliance Française, sono molto contenta che questa opportunità ci sia stata data, perché queste istituzioni, quella di Bologna, l'Alliance Française, ha 60 anni, spesso facciamo quello che si usa a dire la cultura colta, e raramente abbiamo l'opportunità di poter fare delle riflessioni con degli intellettuali, che siano francesi, francofoni o italiani, su delle realtà immediate. Quindi questa è una grande opportunità per noi, e spero che sia veramente l'inizio di un lavoro che vuol fare l'Alliance Française a Bologna, più rivolto a delle problematiche di territorio, portando magari le esperienze francesi o francofone. Questo potrebbe essere un nostro contributo sul quale intendiamo veramente porre un'attenzione più ampia. Quindi questa collaborazione con l'Istituto Gramsci in particolare per noi è molto prestigiosa, e tengo a ringraziare di averci accolto in questa collaborazione, e diamo ovviamente la nostra disponibilità, insieme ai servizi culturali dell'Ambasciata di Francia, di poter fare altre attività, magari attraverso cose più
più lunghe come convegni o mostre attorno a queste problematiche sull'urbanismo. La Francia in questo momento è stato al centro dell'attenzione per le famose storie delle banlieue e non vorrei che si pensasse a noi solo quando ci sono problemi così pesanti, ma che invece trovassimo dei terreni anche di discussione sulla città, ma che fossero magari meno strettamente politici, ma più ampiamente culturali nel senso antropologico del termine. Quindi siamo molto lieti per questa prima collaborazione di avere con noi il professor Alain Touraine, perché non potevamo proporre a Bologna un intellettuale di più alta leva e speriamo di poter essere sempre così attori insieme a altre istituzioni cittadine. Grazie. Grazie, e allora io direi di dare inizio al nostro confronto, al nostro dialogo, dando la parola a Matilde Calarigalli. Io credo che vorrei partire da un'affermazione, cioè che la città contemporanea sembra rifiutare di essere descritta e analizzata con gli strumenti che erano propri del passato. E mi sembra che la rappresentazione, la sua rappresentazione, cioè la sua mappa, sembra essere sfuggita di mano ai suoi interpreti, ma anche agli amministratori, anche ai politici, anche agli architetti o agli urbanisti. Mezzo secolo fa quasi Braudel diceva che una città è sempre una città e mi sembra che questa, in questo modo egli affermava che non si può usare una formula omnicomprensiva della definizione del concetto di città. E innegabilmente la città, i suoi spazi, i suoi circuiti di vita sono risultato di processi molteplici. Sono diversificati, sono contraddittori e rappresentano, sono rappresentativi del mondo complesso in cui noi oggi viviamo. È uno spazio unificato, ma al tempo stesso è uno spazio sempre più eterogeneo. Oltrepassa e trascende con le sue mescolanze di lingue, di codici, di usi, di costumi, i confini dello Stato e della nazione, vale a dire quei confini che erano stati costruiti nel passato dalla modernità come garanti dei diritti di cittadinanza. Allo stesso tempo molti conflitti urbani della contemporaneità seguono dei vecchi modelli che sono propri delle battaglie per il possesso del territorio. La città dunque ci sollecita a seguire gli intrecci tra il locale e il globale, ad analizzare insieme i processi di globalizzazione e i processi di indigenizzazione, i movimenti transnazionali, ma contemporaneamente la loro interpretazione contestuale. Le unità d'analisi dei tessuti urbani non sono delimitate e identificate automaticamente nei gruppi locali o negli stati nazionali del passato, ma divengono delle configurazioni emergenti di pratiche sociali, di simboli, di stili, che hanno diversi livelli di stabilità nel tempo e nello spazio. E allora, prima di descriverle, di identificarle, dobbiamo cercare di comprenderle e di spiegarle. Se seguo questi lievi, leggeri accenni teorici a cui faccio riferimento e le applico alla nostra città, osservo che numerose sono le cittadinanze, oltre a quella di coloro che vi sono nati e vi risiedono da anni, presenti oggi a Bologna. Bologna è una città universitaria, Bologna è una città mercato per i comuni che la circondano, Bologna è la città delle fiere, la città del divertimento, Bologna è una città di immigrazione. A ognuno di questi attributi sembra che diano più dei caratteri specifici ai singoli gruppi che non amalgamarli sulla base di una condivisione di una residenza comune. Sottolineano in altre parole i limiti temporali di questa residenza, quasi a negare che la città, a differenza dello Stato, sia una comunità di scelta, non di nascita,
o di destino. Perché la cittadinanza, in un'accezione aderente alle dinamiche della contemporaneità, caratterizzata da una crescente mobilità, quella mobilità che ci fa parlare della nostra epoca come un'epoca di nomadismo, dovrebbe essere l'insieme degli abitanti di una città, che intanto, in quanto tali, sono portatori di alcuni elementari diritti che andrebbero stabiliti e reciprocamente riconosciuti. Quelle presenti a Bologna sono cittadinanze, molte di queste, cittadinanze di fatto, non di diritto, diversamente stratificate per luogo, per tempo, per residenza, per istruzione di reddito, storicamente differenziate, socialmente a volte sovrapposte, ma che appaiono oggi profondamente separate, con spazi e tempi che sembrano scorrere l'uno accanto all'altro, a volte indifferenti gli uni agli altri, a volte conflittuali, dotate di poteri politici instabili e anch'essi profondamente differenziati rispetto alle dinamiche della loro contrattualità. Negli ultimi tempi, forse a partire dagli anni Ottanta, ma probabilmente riflettendo delle rotture vistose che si erano determinate nel difficile decennio precedente, queste cittadinanze hanno accentuato questo carattere di mondi separati, percorrendo dei circuiti temporali e spaziali che sembrano per lo più reciprocamente indipendenti. E i diversi gruppi che compongono le tessere di questo mosaico appaiono ignorarsi, privati di una politica coerente che li ponga gli uni accanto agli altri, che li induca a specchiarsi fra di loro. Sono reciprocamente visibili a sprazzi, per un avvenimento magari festoso, una festa, ma spesso effimero, più spesso per qualche atto criminoso che li separa ancora di più. Oggi gli abitanti del nostro pianeta sono circa 6 miliardi e mezzo. Si prevede che nel 2005 saranno più o meno 9 miliardi. Le aree della povertà vedranno triplicare la loro popolazione, mentre essa diminuirà in quelle del benessere. Questa previsione significa che la crescita avverrà principalmente, se non esclusivamente, nelle aree urbane. E da ora al 2050 i più poveri dovranno costruire l'equivalente di una città di 1 milione di abitanti ogni settimana. Le città del futuro saranno delle immense periferie, ammesso che valgono ancora i concetti di periferia, di centro, di città. Come vuole Marc Auger, oggi il concetto di periferia e di centro si è confuso e mescolato. Non solo esistono molti modelli di periferia, ma spesso essi coesistono, sovrapponendosi gli uni agli altri. E molti aspetti tradizionalmente collegati all'idea di periferia, collegati all'idea soprattutto del degrado periferico, sono da tempo penetrati nei centri storici di molte nostre città. E gli scenari urbani in cui gli immigrati e i loro figli vivono, anche se progettati da architetti ed urbanisti famosi del passato o del presente, mostrano con il loro degrado la violenza che si dispiega nelle loro strade, nelle loro abitazioni e soprattutto una marginalizzazione che è a un tempo sociale, spaziale, politica ed economica. Con il passare degli anni anche molti quartieri bolognesi, il centro storico e alcune delle sue periferie sono divenute crogiuolo di gruppi e di culture diverse, gli immigrati, ma anche di studenti pendolari e fuori sede, a cui si affiancano presenze rapide e saltuarie, variegate ma incisive per i loro rapporti con la produzione mercantile e commerciale della città. Tutti dispiegano una grande eterogeneità di valori etici e religiosi, di sistemi di atteggiamento, di modelli comportamentali, a causa delle loro diverse provenienze, dei fini del loro inserimento cittadino,
dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso, a questa o a quella nazionalità, a questo o a quel livello di istruzione, di reddito, di occupazione. Sotto il peso delle dinamiche che si sono stabilite tra di essi e con essi, i processi identitari dei residenti stabili hanno in questi ultimi anni subito cambiamenti profondi. Da anni gli incontri reciproci non sono stati né guidati né programmati, lasciati spesso a uno spontaneismo ingenuo, privo di una visione documentata e critica della realtà. Soprattutto senza luoghi e modi in cui la conoscenza possa divenire consapevolezza dei bisogni, dei desideri, delle aspirazioni reciproche. Il rifiuto dell'altro, il rifugio nei tranquillizzanti pregiudizi, tesi a chiudere ognuno nelle proprie abitudini, sono apparsi a molti la strada più semplice per evitare di sottoporre se stessi e la propria vita a revisioni e cambiamenti. Così, complice anche una nuova stagione generale che comprime e riduce il sistema di welfare, mentre da più parti si inneggia alla forza propulsiva del libero mercato, la gestione e le relazioni con le diversità si sono canalizzate spesso in un rapporto commerciale mercantile che ha sottolineato nelle alterità immigrati, ripeto, studenti, operatori dei diversi settori artistici e culturali, visitatori di avvenimenti espositivi, di fiere commerciali e artistiche, dicevo, ha sottolineato soprattutto la durata temporanea della loro presenza nei circuiti cittadini. Gli incontri hanno subito il filtro della loro immediata convenienza, circondandosi spesso anche di quell'alone di pericolosità così comune nei mass media nazionali e cittadini. Mi sembra che il quadro che ho sinora disegnato, accentuando gli aspetti più violentemente negativi della realtà cittadina, non ricordando gli sforzi nella direzione di scambi culturali, di solidarietà, che molte istituzioni e molti gruppi appartenenti a tutte le cittadinanze che qui prima ho accennato hanno continuato in questi anni a compiere, spesso anche con grande difficoltà. Tuttavia mi sembra che questo quadro sia da sottolineare perché è un quadro negatore della storia della nostra città e impedisce, se dovesse affermarsi, impedirebbe di svolgere un ruolo di rilievo nei processi di evoluzione del concetto stesso di cittadinanza. Oggi la contemporaneità richiede che la complessità non sia assunta come dato da semplificare o eliminare, ma che sia individuata come caratteristica specifica della città. Allora una città dalla lunga storia è chiamata a difendere la sua tradizione, ma anche ad aprirla ad una lettura nuova del passato e che ponga in primo piano le necessità del presente, che si orienti su forme di rappresentazione che considerano la complessità delle nuove articolazioni delle differenze come dati strutturali, non come emergenze o come dati accidentali. L'Europa, nello svolgimento del suo ruolo politico, oggi come ieri, si trova ad affrontare una serie di difficoltà, come credo sappiamo tutti, che le provengono proprio dalla diversità dei suoi popoli, dagli attraversamenti continui di uomini, beni, immagini, idee e dalla tenace resistenza delle fedeltà immediate, localismi, individui. Mi sembra che qui risieda la specificità del contributo che la città di Bologna potrebbe dare ai processi di formazione di una nuova identità. E questa possibilità le potrebbe provenire dalla volontà di leggere e rappresentare quella parte della sua storia che per centinaia di anni si è aperta ai rapporti internazionali, che intorno all'elaborazione della cultura della sua università ha fuso insieme naziones e mercanti, saperi e tecniche. La nostra università, non sempre, ma nei suoi momenti luminosi, ha intrecciato, posto a contatto, a confronto, le culture di tutto il mondo a lei noto.
spagnoli, fiamminghi, luterani e ebrei, laici e cattolici, matematici, fisiologi, giuristi, umanisti, che con le loro denominazioni e con i loro stemmi riempiono i muri delle nostre prime sedi e con le loro opere gli scaffali delle biblioteche della maggior parte delle università del mondo, qui a Bologna, nelle sue strade, si sono incontrati con i loro diversi stili di vita, con i loro diversi linguaggi, hanno negoziato il divertimento e la quotidianità, hanno commerciato i loro saperi diversi e a volte contrastanti. E nelle istituzioni della nostra città hanno trovato i luoghi per radicare questi incontri, per trasformare l'occasione di un anno o di una vita in continuità fra le generazioni. Il modello che potrebbe emergere, ispirandosi a questa parte del passato bolognese, dovrebbe essere quello di una città laboratorio, nella quale vengano sviluppati propositi ed orientamenti troppo timidamente oggi presenti nelle associazioni, nelle istituzioni, negli istituti universitari e scolastici, nelle fondazioni della nostra città. I diversi livelli, le stratificazioni che costituiscono le identità vissute nella nostra città dovrebbero essere considerati nella loro specificità, ma anche, se non soprattutto, attribuendo ad essi valenze di interconnessione e non considerandoli, come spesso troppo superficialmente fatto, opposizioni, distanza, inferiorità. Si tratta, in altre parole, di valorizzare i meticciati, le contaminazioni di gruppi, di linguaggi, di codici, che sono già, d'altra parte, diffusamente in atto, per svilupparne produttività e potenzialità, per portare nel progetto di una comune cultura sovranazionale voci che non possono essere più considerate periferiche, perché costituiscono i contributi preziosi di gruppi che oggi, come d'altra parte ieri, intrecciano le nostre identità culturali con le loro, ma che forse oggi più di ieri condividono insieme a noi il nostro futuro. Grazie. Grazie a Matilda che ci ha introdotto immediatamente nel e puntualmente in tanti dei temi che vogliamo affrontare, non dandoci tanto un quadro rasserenante, ma che può essere però di prospettiva per far sì che questa complessità che alberga nella nostra città, come in tante città, realtà urbane europee, possa diventare una sfida per costruire quello che lei ha chiamato, credo giustamente, laboratorio di confronto e, come dire, contiguità e costruzioni di temporalità che possano incontrarsi nella diversità dei punti di partenza che qui vengono a confluire in questa singolare città che però ha punti di contatto con altre città in un contesto, in uno scenario europeo così appunto complesso. Ma io mi fermo qui e do la parola al professor Turelli. Grazie, prima di tutto chiedo, direi, è una vergogna ma no, non posso parlare italiano e forse nella prossima vita finalmente vuoi imparare, ma per il momento non è possibile, è la prima osservazione. La seconda osservazione è che è un privilegio incredibile vivere in una città. E io conosco molte zone urbane nel mondo con 10-20 milioni di abitanti che non sono città. E è un privilegio in gran parte europeo, italiano più che qualche paese. E allora io, nel momento attuale, vorrei parlare di temi un po' più generali, ma senza lasciare di pensare che stiamo parlando di problemi difficili, ma in un ambiente, in un luogo terribilmente privilegiato. Je pense qu'à chaque époque, ou presque, il y a un problème social
autour duquel s'organise la plupart des autres problèmes. Penso che in tutte le epoche o quasi sia esistito un problema sociale a cui tutti gli altri problemi hanno fatto capo. C'è stata la formazione delle nazionalità, ci sono state le lotte operaie, c'è stata la lotta fra l'Est e l'Ovest e la colonizzazione. Oggi noi riconosciamo che esiste un problema centrale, ossia come possiamo oggi vivere assieme con tutte le nostre diversità, come possiamo combinare l'unità della comunicazione con le diversità culturali. Questo è il problema vero e proprio di oggi, il problema centrale, e molte altre questioni ruotano attorno a questo problema. Si tratta di questioni politiche, intellettuali, urbanistiche. Quindi quello che io oggi vorrei fare è cercare di dare una risposta. Certo non sarà facile, cercare di capire come combinare l'universalismo alle nostre difficoltà. Ecco la problematica che vorrei affrontare oggi. C'est d'essayer de donner une réponse qui n'est pas si facile à cette question: comment peut-on combiner l'unité, c'est-à-dire l'universalisme de la communication, avec la diversité des cultures? Comment peut-on être un et plusieurs à la fois? Le thème de ce qu'on appelle habituellement le multiculturalisme est né historiquement d'une réaction des Occidentaux eux-mêmes, qui est une réaction de mauvaise conscience ou de... Il tema è quello del multiculturalismo, che è nato dalla reazione di noi occidentali, una reazione dovuta alla nostra cattiva coscienza o forse alla distruzione dei nostri stessi privilegi. Perché oggi abbiamo l'abitudine di parlare di questioni interessanti a livello mondiale, come se ci trovassimo su un'unica strada, come se la strada da seguire fosse sempre quella, come se ci fosse una caravana che segue sempre lo stesso percorso. La nozione di sviluppo che noi abbiamo oggi è quasi quella di una scala, o almeno questa nozione oggi non è più accettata, ma ciò accadeva fino a ieri. Oggi vogliamo quasi pensare che la nostra storia, la storia occidentale, debba essere ripetuta da tutti gli altri. Prima la società del commercio, poi la società industriale. E è come se tutto fosse nato dalle città e potessimo parlare di stati solo su questa via ormai già stabilita. È come se il nostro schema dovesse essere copiato da tutti, lo schema occidentale. Ecco quello che si pensava un tempo e che ora non si pensa più. De plus en plus, ça a commencé avec des villes, puis des états, et maintenant ces grands schémas généraux nés en Occident doivent s'appliquer au monde entier. Voilà ce qu'on pensait hier encore. Je dirais, plus personne de décent ne dit ces choses-là et ne pense ces choses-là. D'abord, pour une raison très proche de nous, c'est que nous savons très bien qu'il n'y a pas eu de modèle européen de modernisation ou de développement. Et même si, comparé à l'autre bout du monde, tout ça apparaît très proche, nous savons bien que, par exemple, la Hollande et l'Angleterre ont apporté le premier grand modèle de développement fondé sur la formation d'une bourgeoisie et du commerce qui s'était développé en utilisant la paresse ou le goût du luxe des Espagnols et qui ne savaient pas utiliser leur colonie. Les Anglais, les Hollandais ont transformé tout ça en commerce. Les Français se sont développés, modernisés à travers leur État. Noi sappiamo che non esiste un modello unico europeo di modernizzazione e di sviluppo, ma se guardiamo la nostra situazione da vicino, capiamo che abbiamo avuto esperienze che ci hanno insegnato, come l'Olanda e la Gran Bretagna, che hanno avuto il primo modello di sviluppo fondato sul commercio, che ad esempio ha sfruttato il gusto degli spagnoli. La Francia ha conosciuto il suo sviluppo attraverso lo Stato, la Germania attraverso uno Stato di cultura.
Abbiamo diversi esempi di città, in Italia abbiamo un sistema di città, in Europa esistono degli stati che hanno delle città, ma ad esempio non abbiamo un'unica ragione che ha portato allo stesso sviluppo in tutta Europa. Se seguiamo e osserviamo da vicino la strada che ha preso lo sviluppo europeo, ci rendiamo conto che abbiamo modelli di trasmissione diversa di sviluppi. Ad esempio tutti sappiamo che se vogliamo definire la nostra epoca dobbiamo parlare in termini di globalizzazione e in termini di movimento. Noi non viviamo più alla scala nazionale, ma viviamo su scala mondiale. Non viviamo più in luoghi, in territori, ma viviamo all'interno di flussi continui, di movimenti e di spostamenti. La maggior parte degli esseri umani oggi vive in un processo di continuo spostamento. Basti fare l'esempio della Cina, dove centinaia di migliaia di persone continuano a muoversi dalle zone rurali verso le zone urbane. Eppure molte di esse non fanno parte direttamente dell'economia cinese. Quindi la nostra società è una società in continuo movimento. Noi stessi possiamo osservare ciò. Basti pensare ai movimenti migratori italiani, irlandesi o anche agli esempi inglesi e francesi. L'unità nazionale è fatta di economia, di società, di politica e di cultura. E un tempo si aveva il sentimento che questo blocco non potesse essere rotto e che tutti gli stati nazionali si potessero avvicinare e potessero vivere assieme uno stesso modello di civilizzazione moderno. Tutto ciò ormai non vale più oggi. Gli europei sono stati i primi a riconoscere la situazione odierna, ossia il fatto che non esiste un monopolio della modernità e che non si può parlare di modernità se non facendo riferimento alle diverse forme che questa oggi assume. Nation allait se rapprocher et au fond, au-delà de certaines différences, vivait la même civilisation moderne et Dieu sait si nous avons eu des livres sur la civilisation moderne. Bon, tout ça est terminé et les Européens sont les premiers à reconnaître qu'ils n'ont plus le monopole de la modernité. Et que donc, le problème est, peut-on encore parler de la modernité quand il y a des chemins très divers, des formes très diverses de modernisation. L'aspect le plus concret, matériel de ça, le point de départ de notre réflexion actuelle, c'est donc que les vieux, les grands l'aspetto pays concreto. Il punto di partenza della riflessione di oggi è il fatto che gli stati grandi, gli stati più antichi, che siano più o meno moderni, le forti organizzazioni nazionali oggi non possono più integrare i nuovi arrivati. Gli statunitensi, gli americani sono stati prudenti, essi hanno potuto sfruttare due grandi punti di forza che hanno permesso loro di integrare, ossia l'immigrazione e la loro organizzazione. Ma oggi avevano una costituzione e un mercato del lavoro che permetteva loro di compiere questa integrazione. I francesi avevano il grande strumento della scuola pubblica e questo però oggi purtroppo non funziona più. Coloro ci si rende conto che non è più possibile integrare ad esempio un gruppo di parlanti spagnoli come accadeva 30 anni fa e niente ci garantisce che un gruppo di nuovi arrivati oggi possa essere integrato appieno. Osserviamo che dobbiamo fino a un certo punto accettare le diversità e accettare l'esistenza di un limite alla possibilità di integrazione. Jusqu'à un certain point, il faut accepter une diversité, une limite à l'intégration. Tout ce que je viens de dire est banal. Et tout ce que je viens de dire explique que le point de départ
Ciò di cui vi ho appena parlato ci porta a un punto di partenza nella nostra riflessione, e non si tratta più di partire dall'osservazione della grandezza della civiltà occidentale, ma dall'accettazione di un'idea, di un concetto di multiculturalismo, soprattutto negli Stati Uniti, dove la tendenza, una tendenza che ha portato addirittura ad una sorta di relativismo culturale, ha portato a dibattiti sulle democrazie europee, sulle democrazie orientali, dibattiti che io ritengo sterili. Fino a 30 anni fa l'idea di multiculturalismo era un'idea che ormai è stata superata, era l'idea che dominava gli spiriti. Ora io vi spiegherò per quale ragione. Cette idée de la multiplicité indépassable était l'idée qui dominait les esprits. Je vais expliquer pourquoi ce n'est plus le cas. Alors, pour aller très vite, les deux raisons principales pour lesquelles cette vision qui était très unilatérale, qui n'insistait que sur la diversité, a été combattue, ces deux raisons sont les suivantes, et elles sont élémentaires. La première, c'est que si la diversité est complète, si les différences sont complètes, il n'y a plus de communication possible. Si nous parlons des langues qui ne peuvent pas se traduire ou qui n'ont pas de communication, de traducteurs ou de gens qui connaissent les deux, il n'y a pas de communication possible. Ou plutôt, il n'y a plus que deux communications possibles, l'une qui est limitée, qui est le marché, et l'autre qui est beaucoup plus importante et qui est la guerre. Ci sono due ragioni essenziali perché, per le quali dobbiamo parlare di diversità, ragioni per cui dobbiamo basare la nostra visione sul concetto di diversità. La prima ragione, se parliamo di diversità, se dobbiamo renderci conto che se noi parliamo di diversità in maniera oppositiva, mettiamo fine alla comunicazione. Ad esempio, come sarebbe possibile comunicare tra parlanti che parlano lingue diverse? Non dobbiamo opporre la diversità come impedimento alla comunicazione. Ad esempio, esistono il perché se parliamo di comunicazione e se la impediamo a causa della diversità, dobbiamo renderci conto che esistono soltanto due tipi di comunicazione possibile, ossia il mercato e la guerra. È quello a cui si riferisce Huntington quando parla di scontro di civiltà, quando parla di guerra e di religione. Si tratta dell'isolamento delle culture, se parliamo in questi termini. Parliamo di culture che si scontrano piuttosto che incontrarsi. Noi dobbiamo renderci conto che abbiamo la capacità di comunicare, dobbiamo trovare dentro di noi questa capacità alla comunicazione che non è uno scontro. Come rendere ciò possibile tenendo in conto le differenze che ci caratterizzano? Prima di tutto dobbiamo prendere in considerazione la risposta europea a questo problema. Dobbiamo credere nella ragione. Dobbiamo ragionare per trovare il modo e per trovare gli stessi strumenti che ci permettano di comunicare. Noi non possiamo comunicare soltanto attraverso una stessa concezione dell'individuo o parlando in termini di identicità di diritti. Dobbiamo parlare in termini di diritti universali, diritti dell'individuo universali. Esiste la comunicazione se e solo se prendiamo in considerazione il concetto di universalità. Se cerchiamo di ridurre l'universalismo ad un bene comune, ci rendiamo conto che esistono due principi che ci possono garantire la comunicazione. Innanzitutto la fede nella ragione e in secondo luogo il difendere l'idea di diritti universali, diritti che noi spesso chiamiamo i diritti dell'individuo, ma che spesso possiamo chiamare anche i diritti umani. Quindi dobbiamo cercare di conciliare questo universalismo di idee con la specificità che ci caratterizza. Secondariamente, esiste una ragione di interesse politico. Abbiamo parlato di civiltà, abbiamo parlato di culture.
Esiste una visione del mondo che concepisce la realtà come un sistema universale. Ad esempio, vi faccio un esempio, quello francese. Diciamo, in Francia esistono 5 milioni di musulmani, ma perché non diciamo mai esistono 60 milioni di cristiani? Io non sono né musulmano né cristiano, però spesso ci si riferisce alla realtà in questo modo. Io vorrei parlarvi di un punto molto importante, ossia la tendenza odierna a contrapporre uguaglianza a diversità, amico a nemico, e questo è quello che causa spesso le guerre. Se noi parliamo spesso di Islam come se ci si riferisse ad un unico universo che comprende anche un aspetto economico, un aspetto sociale, un aspetto culturale, e queste sono creazioni artificiali. Noi usiamo il concetto di cristianità come se esistesse una società cristiana che comprende in sé l'organizzazione sociale e molti altri aspetti. Costruiamo artificialmente un concetto unitario. Gli individui hanno agito anche in passato come cristiani, che siano protestanti, ortodossi, cattolici, ma anche se non fanno parte della vita economica o della vita sociale definita come cristiana in senso generale. C'è stata una frammentazione di questo atteggiamento negli ultimi decenni. Oggi nel mondo, anche nel mondo islamico, assistiamo ad una frammentazione, ad una separazione degli aspetti religiosi, economici e sociali. L'immagine di civiltà è una creazione artificiale che probabilmente è stata voluta da certi gruppi o da certi dirigenti che hanno voluto combattere contro questi aspetti, come ad esempio è successo nel corso del XVI secolo, quando si è combattuto contro la riforma protestante, perché si cercava in qualche modo di mantenere l'unità attorno al Papa. Per cui ecco le due ragioni per le quali il mito del multiculturalismo degli anni 70 e degli anni 80 ormai è frammentato. Di fragmentazione, di separazione des ordres de fenomeni, religione, economia, società, politica, eccetera, qui est le phénomène dominant et que toutes ces grandes images de civilisation, de communauté sont probablement des créations artificielles de certains groupes, certains dirigeants ou autres, je pourrais y revenir tout à l'heure, qui s'efforcent de lutter contre ça de la même manière, après tout, qu'il y a eu au XVIe siècle des tentatives de lutter contre la réforme ou contre les réformes protestantes par une réforme catholique, essayant de maintenir autour du pape ou que sais-je une certaine unité. Voilà les deux grandes raisons pour lesquelles je dirais le mythe multiculturaliste des années 70-80 a éclaté. Alors maintenant, je pense que je peux apporter une réponse qui est simple, presque déjà formulé à la question que je posais au début. Comment pouvons-nous combiner l'acceptation, il n'est pas question d'abandonner, l'acceptation de la diversité des modèles culturels, sociaux, etc., et d'autre part, l'affirmation de l'unité qui doit exister entre les groupes sociaux, entre les pays, entre des catégories sociales pour qu'il y ait communication. Ma réponse, elle tient en la séparation de deux mots qui apparaissent tout à fait près l'un de l'autre. La risposta alla domanda che vi ho posto all'inizio è semplice. Come combinare l'accettazione delle diversità culturali, sociali e l'affermazione dell'unità? Innanzitutto deve esistere una separazione tra due concetti fondamentali, tra due parole. Si tratta di una separazione che deve esistere per garantire la combinazione che noi, alla ricerca della quale noi siamo oggi. Dobbiamo parlare di modernità e di modernizzazione, ecco i due concetti. Dobbiamo riconoscere che esiste una sola modernità, una modernità nella ragione e una modernità nel campo dei diritti universali.
Ecco a cosa mi riferisco quando vi parlo di modernità. Non esistono due, tre, quattro modernità, ne esiste una sola. E dobbiamo fare differenza fra il concetto di modernità e di modernizzazione. Noi crediamo alla modernità quando parliamo di ragione, quando parliamo di diritti umani. Siamo o non siamo moderni, rispettiamo o non rispettiamo i diritti umani, non c'è via di mezzo. Al contrario, se esiste una sola modernità, esistono molteplici forme di modernizzazione. Ci sono 40, 50, 60 forme di modernizzazione. Questa è la differenza fondamentale fra i due concetti, perché già al XVIII e all'inizio del XIX secolo ci si rendeva conto che il nuovo non nasce solo dalla novità, ma può nascere qualcosa di nuovo anche da qualcosa che già esisteva, da qualcosa di vecchio. Ad esempio, noi possiamo costruire il nuovo basandoci sulle nostre tradizioni, sulla nostra memoria, su una vita familiare tramandata, sulle città, su un clima e su un regime politico che già esistevano. Noi tutti abbiamo potuto vedere ciò in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Turchia. Ci si è resi conto che la modernità nasce da tante altre cose, non soltanto da quello che è nuovo. Non esistono tuttavia paesi che possono identificarsi in maniera univoca con la modernità. L'orgoglio occidentale che porta ad affermare noi siamo moderni e il resto del mondo no, è un errore, è uno sbaglio. Perché non esiste una sola, perché esiste una sola modernità, ma esistono molti modi di modernizzazione, molte forme. Anche perché dobbiamo renderci conto che la modernità può essere conciliata con le diversità, ed è quello che noi cerchiamo di fare. Ad esempio, dobbiamo renderci conto che se noi vogliamo essere moderni e se noi ci autoproclamiamo la cultura moderna per eccellenza, ciò non può portarci ad altro che a pensare che gli altri siano inferiori. Allora, tanto vale legittimare la schiavitù. Ad esempio, noi dobbiamo distinguere nettamente le diverse realtà che affrontiamo quotidianamente all'interno della scuola, all'interno delle organizzazioni industriali. Dobbiamo fare riferimento alla modernità, ma dobbiamo anche mantenere una certa nozione di relativismo. Dobbiamo renderci conto che tutto può essere modificato, tutto può essere cambiato ed è possibile una separazione tra tutte le sfere della realtà. E dicendo ciò, noi rompiamo con i sistemi olistici e con i sistemi comunitari. Mi piace riferirmi ad una nozione che è cara ai francesi ed è la nozione di laicità e significa una divisione totale tra la sfera spirituale e la sfera culturale che sono assolutamente diverse. Se esiste una definizione di Europa è la seguente, ossia che i cittadini europei si rendono conto dell'assoluta necessità di separazione tra la sfera culturale e la sfera spirituale, due sfere che devono essere indipendenti. Politica e culturale che devono essere assolutamente separate. Voi sicuramente in Italia avrete sentito parlare delle questioni del papato, la lotta fra i Guelfi e i Ghibellini, sicuramente vi sono conosciute. Noi in Francia all'inizio del XIII secolo abbiamo assistito a un inizio di separazione quando il re ha iniziato ad entrare in conflitto con il papato e poi sicuramente abbiamo recuperato nel tempo. L'idea di combinare la modernità ci porta a renderci conto della differenza tra le varie sfere della vita che influiscono sulle decisioni di tutti i giorni. Questo è il centro del ragionamento di oggi. Che les Français aiment bien et que beaucoup de gens n'aiment pas, c'est ce que nous appelons la laïcité, c'est-à-dire le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel et la culture. Je dirais, s'il y a une définition de l'Europe, c'est celle-là. Les Européens sont les gens qui croient, aujourd'hui, depuis quelques siècles, qui croient que le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel et la culture sont fondamentalement indépendants les uns des autres. Et vous en savez quelque chose. Adesso passo alla seconda parte del mio intervento. Socialmente, politicamente, si può parlare di espressione di ciò di cui abbiamo parlato finora.
Ma ciò che ho detto finora non è totalmente soddisfacente, perché potremmo parlare di un mondo della cittadinanza, di un mondo dei diritti politici, di un mondo culturale, sociale, di un mondo che si dedica alla difesa di questi diritti, ma non posso ritenermi ancora soddisfatto di questa separazione. Senza scendere ulteriormente nei dettagli, posso dire che tutta la vita sociale e politica del mondo nel corso degli ultimi 100 anni è stata dominata da lotte che si sono concentrate sulla ricerca della risposta al problema che abbiamo posto. Ci sono due esempi che vi voglio fare, e ognuno di questi occupa un secolo di storia. Alors maintenant que on a posé les bases du raisonnement, j'en arrive à la deuxième partie, c'est-à-dire en fait à l'expression socialement, politiquement concrète de ce que je viens de dire. Parce que ce que je viens de dire n'est pas suffisant, n'est pas satisfaisant. Car on peut très bien dire, il y a le monde de la modernité, le monde de l'universel, le monde de la citoyenneté et des droits politiques, et puis il y a le monde du divers, qui est le monde social, culturel, et peut-être il y a ce monde des droits politiques de la citoyenneté, et puis des défenses d'intérêts particuliers, sociaux, culturels, des minorités, des classes sociales, des groupes ethniques, etc. Donc, je ne peux pas me satisfaire d'une séparation. Il faut que je réfléchisse à leur combinaison. Et sans entrer dans des détails qui nous mèneraient jusqu'à demain ou après-demain, je peux dire, je crois, que toute la vie sociale et politique du monde pendant les 100 dernières années a été dominée par des luttes sur les réponses à donner à ce problème. Et je vais prendre deux grands exemples qui chacun représente quasiment un siècle d'histoire. Exemple, la première grande réalité historique que je vais choisir, je vais la choisir évidemment en hommage à mon voisin, c'est-à-dire le mouvement ouvrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des droits du citoyen, universels, on vote, au moins les hommes, ça dépend des pays, mais à côté, la réalité du travail, la réalité des conditions de vie, des rapports d'autorité, des méthodes de décision, c'est tout à fait autre chose. Il primo esempio che voglio farvi è un omaggio al mio vicino. Esistono dei diritti di cittadinanza universali. Si vota qualcuno alle elezioni, si vota se si è uomini, in alcuni paesi anche se si è donne, ma esistono delle realtà cittadine che richiedono una metodologia di decisione. Io sono un cittadino, io sono un lavoratore, sono delle realtà diverse. E dobbiamo dare una risposta a questo problema. Si tratta della stessa realtà o parliamo di due universi completamente separati? Esistono degli individui e si tratta della maggioranza degli individui che vivono nei paesi industrializzati che parlano di diritti universali, ma vi si riferiscono come qualcosa di superficiale o come quasi un'astuzia utilizzata dai dirigenti. Esiste solo una realtà di rapporti di lavoro e esistono dei diritti sociali che in realtà sono dei veri e propri diritti politici. Nella maggior parte del mondo, almeno vi faccio l'esempio del 1920 con quello che è accaduto alla Seconda Internazionale,
E ciò che è accaduto in quel periodo ha poi dominato il mondo per mezzo secolo. E in questo periodo da qualche parte c'erano dei sindacalisti, c'erano degli intellettuali che hanno fondato una piccola società che si è posta il problema di estendere la cittadinanza ai problemi dei lavoratori, di fare in qualche modo coincidere il concetto di cittadinanza al concetto di diritti dei lavoratori, per creare quella che è stata definita l'industrial democracy, ossia quella che possiamo chiamare la democrazia sociale o la socialdemocrazia. Si tratta del problema dei diritti del cittadino che devono essere estesi non soltanto a tutto il territorio, ma a ogni fabbrica, a ogni stabilimento, a ogni realtà lavorativa, a tutti gli aspetti della vita sociale. E la storia nel frattempo si è mossa, la storia si è evoluta e nell'Europa occidentale questo è accaduto soprattutto in Inghilterra, dove c'è stato un notevole incremento demografico. E a partire dalla seconda metà del XX secolo noi abbiamo creduto in questa idea, ossia l'idea dei diritti dei lavoratori che devono essere ottenuti in maniera collettiva, sebbene si tratti poi di diritti individuali e universali allo stesso tempo. Abbiamo bisogno di un'azione collettiva, ad esempio per ottenere un contratto. Certo, il contratto verrà stipulato dal signor Tal dei Tali e potrà anche avvenire un processo per difendere le clausole del contratto, ma certo questa è una situazione collettiva, una situazione collettiva che richiede dei mezzi collettivi. Dobbiamo utilizzare questi mezzi collettivi per ottenere i diritti che valgono per ogni singolo lavoratore. Ad esempio un indennizzo in caso di infortunio, un indennizzo in caso di malattia. E questa è la prima realtà che vi mostra come da un liberalismo puro, da un lato avevamo i diritti dei lavoratori che venivano lasciati nelle mani al potere del denaro e dall'altra parte si riteneva quasi che questi diritti fossero una problematica che dovesse essere risolta soltanto a livello di categorie sociali, ma finalmente si è arrivati a capire che era necessaria una trasformazione, ossia un passaggio ad un concetto di cittadinanza che fosse applicato alla realtà politica e sociale. Il faut qu'il y ait des moyens collectifs, mais au service de l'acquisition de droits qui sont des droits pour chaque travailleur, contrat de travail, indemnisation en cas d'accident, indemnisation en cas de que sais-je encore. Voilà la première grande réalité qui vous montre comment on est passé d'une sorte de libéralisme pur qui disait les problèmes du travail, ça ce sont des problèmes qui sont laissés à la puissance de l'argent, disons les libéraux du début du 19e siècle, et il y en a encore d'autres plus tard. Et puis de l'autre côté, les gens qui disent non, c'est les catégories de travail et de classe sociale qui doivent tout commander. Et puis finalement, dans ce domaine fondamental, qui est la plus grande partie de la vie, nous avons réussi cette formidable transformation qui a été de dire le concept de citoyenneté, cittadinanza, ciudadanía, citizenship, etc. Ce concept s'applique aux réalités sociales autant qu'aux réalités politiques. Ça, c'est le premier grand exemple, qui est une affaire qu'on peut considérer comme résolue, si je puis dire, au moins intellectuellement. Et bien maintenant, je peux aller très vite pour dire, au fond, ce qui est quand même le plus important en ce qui nous concerne. Cette grande histoire, ce grand débat sur les droits sociaux, nous le vivons aujourd'hui, dans les mêmes termes, à propos des droits culturels. Parce que nous sommes tous entrés dans cette civilisation de masse industrielle, pas seulement comme travailleurs, mais comme consommateurs, mais comme communicateurs, etc. Nous demandons, avec la même force que les droits au travail, les droits sociaux, des droits culturels, la langue, la religion, les habitudes alimentaires, les systèmes familiales, etc. Et nous avons exactement la même division.
Il y a des gens qui veulent que ces droits culturels soient forment des blocs, exactement, si je puis dire, comme le monde léniniste-maoïste était un bloc. C'est ce qu'on appelle le communautarisme. Et je pense que le communautarisme est le danger le plus grand du XXIe siècle. De l'autre côté, il y aura en effet des gens qui sont purement libéraux, c'est-à-dire qui disent bon, « tout ça va finir par s'unifier dans un marché général de la consommation ». Eh bien, ora posso procedere più velocemente su una questione di notevole importanza. I diritti sociali di cui godiamo oggi possono essere rivisti e considerati negli stessi termini con cui possiamo considerare i diritti culturali. Ossia, tutte le civiltà di massa industrializzate, che si parli in termini di mercato del lavoro o di consumismo, chiedono un riconoscimento dei diritti culturali, che si tratti di diritti culturali in materia di lingua, di religione, di sistema familiare, di modo di alimentazione. Innanzitutto esistono degli individui che vogliono un riconoscimento dei loro diritti culturali e alcuni individui concepiscono i diritti culturali come una sorta di blocco. L'esempio che posso portarvi è quello del comunitarismo, che secondo me è la più grossa minaccia che incombe sul XXI secolo. Dall'altro lato invece abbiamo i liberali che riconoscono che tutti i diritti si uniranno, che tutti gli aspetti della vita sociale andranno ad unirsi in un mercato del consumismo. Innanzitutto dobbiamo renderci conto della necessità di uno sforzo congiunto, dobbiamo combinare, dobbiamo unire l'universalismo dei diritti dell'individuo con le libertà e con le differenze culturali. Voglio portarvi un esempio in particolare, un esempio molto semplice e molto chiaro. Se la risposta è nella religione, noi dobbiamo riconoscere forse le libertà di culto, le libertà delle chiese, la libertà di religione. La risposta è positiva, certo, ma solo se a priori riconosciamo la libertà religiosa di ogni singolo individuo. Le chiese devono essere libere di funzionare, devono essere libere di svilupparsi, dobbiamo riconoscere che prima di tutto esistono anche dei diritti individuali, ossia ogni singolo individuo deve essere libero di praticare o meno la sua religione, deve essere libero anche di cambiare credo. Mi ricordo che alcuni anni fa... vi ho posto una domanda fondamentale, ossia siamo pronti ad accettare la conversione? Ossia siamo pronti ad accettare che un individuo cambi fede, passi da una chiesa ad un altro, semplicemente decida di non professare più alcuna religione? Siamo pronti ad un matrimonio tra due individui che appartengono a due culture diverse? Purtroppo la risposta è ancora negativa. Quindi noi possiamo avere un multiculturalismo religioso se e solo se abbiamo dei diritti universali che riconoscono la libertà di scelta di ogni singolo individuo e questo principio faceva già parte della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che faceva riferimento a tutte le libertà, anche alle libertà religiose. Quindi dobbiamo sottolineare la necessità di un'accettazione della pluralità delle istituzioni religiose che esistono. Questa pluralità deve essere difesa e protetta sia dalla legge che dalle pratiche che dalla cultura. Solo se la legge sarà in grado di far rispettare la libertà di scelta potremo avere un vero multiculturalismo. Ad esempio la legge deve far rispettare la libertà di ogni singola donna di decidere se sposarsi o meno, di controllare il suo corpo. Se invece, come è accaduto purtroppo poco tempo fa, come è accaduto nel passato
recente. Ci opponiamo a questo multiculturalismo religioso. Il risultato può essere soltanto uno scontro, può essere soltanto una guerra. Portiamo un esempio, il caso degli Stati Uniti e il caso della Francia, dove i diritti sociali sono stati ottenuti soltanto negli anni 30, con il New Deal per quanto riguarda gli Stati Uniti e con il Fronte Popolare francese. I primi ad ottenere questi diritti sono stati i tedeschi. Noi tutti siamo impegnati, che lo vogliamo o meno, in diverse battaglie che si concentrano su temi culturali di attualità. Abbiamo assolutamente bisogno di riconoscere i diritti culturali della nostra società. Abbiamo bisogno di una democrazia culturale, non soltanto di una democrazia politica e di una democrazia sociale. Ma per fare ciò dobbiamo tenere presente due punti fermi, ossia i diritti collettivi, che siano diritti di classe, che siano diritti religiosi, e i diritti dell'individuo all'interno della sua vita culturale e della sua vita lavorativa. E su questo si giocherà la storia del XXI secolo. Dobbiamo riconoscere l'esigenza universale di combinare i diritti della Chiesa con le libertà di ogni singolo individuo in materia religiosa. A propos des thèmes culturels, nous avons un besoin absolu de faire reconnaître les droits culturels de chacun, d'avoir une démocratie culturelle comme nous avons une démocratie politique et au moins en principe une démocratie sociale ou des droits sociaux. Mais cela suppose qu'on tienne les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire le droit des collectifs, que ce soit des classes sociales ou que ce soit des religions, et en même temps les droits de l'individu dans la vie culturelle comme dans la vie de travail. C'est là-dessus que va se jouer l'histoire du XXIe siècle. Est-ce que nous allons être emportés par des vagues de communautarisme, avec tout ce que cela entraîne, c'est-à-dire la recherche de l'homogénéité, la purification ethnique ou religieuse, etc., et donc les massacres, ou bien est-ce que nous allons trouver le moyen, non pas de simplement dire tout ça c'est le marché, parce que le marché ne mangera pas les religions, ou les religions ne se laisseront pas manger par le marché, mais est-ce que nous avons la volonté et la capacité de considérer comme une exigence universelle à laquelle tout le monde doit se soumettre de combiner les droits des églises avec la liberté religieuse de chaque individu. Je voudrais terminer en deux phrases en revenant à ce que j'ai indiqué comme étant une condition tout à fait fondamentale pour résoudre ces problèmes, c'est-à-dire la fragmentation de l'expérience humaine. Nous ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier religieux. Et je voudrais donner un exemple qui a au moins le mérite d'être... Concluderò il mio intervento parlandovi di una condizione fondamentale per dare una risposta al problema che ci siamo posti. Vi parlerò della frammentazione dell'esperienza umana di cui abbiamo parlato poco fa. Non dobbiamo ovviamente prendere in considerazione troppi argomenti in una sola volta e soprattutto non dobbiamo confondere ogni aspetto con l'aspetto religioso. Vi porto un esempio che c'è vicino, ossia ciò che accaduto nella periferia francese al mese di novembre. Alcuni hanno parlato di un problema esclusivamente economico o sociale, altri hanno parlato di un problema riducendolo alla sfera religiosa, dicendo si tratta solo di musulmani che vogliono difendere la propria cultura e che resistono a qualsiasi tentativo di integrazione. Si tratta di due interpretazioni false. La più falsa è sicuramente l'interpretazione esclusivamente culturalista.
quella che esclude un ruolo religioso. È facile capire cos'è avvenuto. Si è trattato di un processo di disintegrazione. Nella storia abbiamo conosciuto diversi processi di integrazione e qui si tratta di un processo opposto. Oggi assistiamo a questo processo di disintegrazione. Si tratta di un problema sociopolitico, di un problema socio-economico. Non si tratta di un problema che può essere ridotto unicamente alla sfera economica, alla sfera culturale, alla sfera sociale o politica. In questo mondo europeo, ma possiamo parlare anche degli Stati Uniti, possiamo parlare del Canada, quindi estendere questo discorso ai di fuori dei confini europei, non dobbiamo assolutamente sbagliarci. Dobbiamo renderci conto che il problema più importante da affrontare è il problema socioculturale, non soltanto culturale e non soltanto sociale, nemmeno economico. Noi ci rendiamo conto di trovarci in una situazione dove i fenomeni di marginalizzazione, di espulsione, di esclusione sono dei fenomeni sociali. Certo, ciò non significa che il fenomeno sociale sia più importante del fenomeno culturale, ma il centro dell'analisi deve essere sempre il problema sociale, certo tenendo in considerazione i suoi aspetti culturali. Quindi qual è il nostro compito, nostro e anche di coloro che verranno dopo di noi? Quello di creare una democrazia culturale come per lungo tempo si è cercato di creare una democrazia politica e sociale. De garder au centre de l'analyse ces problèmes sociaux, y compris leur aspect culturel, pour éviter de dire que tout est culture ou que tout est seulement économie. Là encore, il faut maintenir une certaine séparation entre les différents niveaux de la réalité sociale. Et c'est une condition intellectuelle et politique qu'il faut remplir pour être capable de mener cette grande tâche qui va, je ne dirais pas nous occuper parce que je ne serai pas là, mais occuper nos descendants et une grande partie de vous-même pendant tout ce siècle, qui est de fonder enfin une démocratie culturelle comme nous avons eu tant de mal à créer une démocratie sociale et nous avions eu avant tant de mal et tant de gloire à créer une démocratie politique. Je vous remercie. Grazie, grazie. Ringraziamo molto il professor Touraine che e la nostra brava interprete, il fatto che ci ha consentito di seguire tutti i passaggi della relazione del professor Touraine, che ci ha introdotto allo sfondo dentro il quale noi collochiamo problemi che, di queste città, di altre città della realtà, e su uno sfondo generale, soprattutto la sottolineatura forte che è stata fatta e credo molto importante dei diritti culturali, che a loro volta devono convivere con forza accanto a quelli politici e sociali che hanno forse più lunga consuetudine, ma che devono, credo, costituire, se ho capito bene, una cittadinanza più compiuta, alla quale noi non siamo ancora giunti, ma il percorso è avviato, ed è avviato tra contraddizioni e difficoltà grosse come quelle che venivano ricordate della situazione della banlieue parigina e dei processi di rischi di disintegrazione, quindi di passo indietro. Naturalmente aggiungo due piccole cose, poi do immediatamente la parola al nostro sindaco Sergio Cofferati, con problemi di non secondaria importanza anche in una realtà come quella italiana. Una, come tutto ciò si può declinare, declinando a tutto ciò il diritto, la traduzione dello ius, delle leggi o delle leggi consuetudinarie o delle leggi normative che devono in qualche modo riuscire a determinare un percorso, i picchetti entro cui questo processo difficile va collocandosi. E l'altro, del dibattito apertissimo in tutto il mondo occidentale, certamente non solo, e anche da noi, di quale pratica la democrazia rappresentativa, nei suoi limiti, e dobbiamo mai dirlo, evidenti, può porsi di fronte a questa complessità che qui c'è stata. Noi abbiamo frontiere e dinamiche enormi di fronte che cominciano anche nell'amministrazione di una città, nelle rappresentanze che si devono determinare e nei processi di normativa e di democrazia anche all'interno delle comunità cittadine, ma che riguardano poi gli stati e la democrazia occidentale nel loro insieme. Ecco, credo che siano problemi di grande rilevanza, c'è molta carne al fuoco, ma molti spunti si possono ancora fare, ma io mi soffermo e lascio la parola a Sergio Cofferati.
Grazie, io vorrei attirare la vostra attenzione su alcuni fenomeni che caratterizzano i nuovi agglomerati urbani. Lo farò rapidamente, poi in verità sono tre i fenomeni che vi volevo indicare, scontando io per primo la difficoltà che ricordava Matilde Calarigali all'inizio. È molto difficile giudicare fenomeni complessi, recenti, con le categorie tradizionali. Dunque, l'itinerario non è facile da individuare, la descrizione dello scenario è ancora più difficile da fare. Purtuttavia, vi chiedo scusa in anticipo, io vi indicherò dei problemi, non delle soluzioni, e scontate anche il fatto che c'è qualche vizio in quello che vi dirò. Il vizio è del mestiere che faccio. C'è un osservatorio molto particolare che offre anche delle occasioni non banali, ma che caratterizza, come sempre capita ad ognuno di noi, anche il punto di vista che alla fine si consolida e precipita. Dunque, ciò premesso, c'è un problema che si evidenzia negli agglomerati di oggi, nelle aree urbane, e che soprattutto a chi poi è chiamato ad azioni amministrative produce difficoltà crescenti, ed è quello della sovrapposizione dei tempi del cambiamento e della loro esplicita difformità. Provo a spiegarmi. Oggi i processi di trasformazione delle attività economiche sono velocissimi. La crisi e lo sviluppo, non semplicemente degli agglomerati o dei grandi aggregati, ma anche delle singole filiere delle attività produttive di beni o di servizi, in ragione delle nuove tecnologie, dell'introduzione dei nuovi linguaggi, delle procedure che oggettivamente il mercato determina, sono rapidissimi. Sono molto più rapidi di quelli soltanto di qualche decennio or sono. Sono tempi che sovrastano, soprattutto nella globalizzazione, ma la loro ricaduta anche nei territori e nelle dimensioni piccole è del tutto analoga, sovrastano tutti gli altri tempi di trasformazione. Perché i cambiamenti sociali sono cambiamenti ugualmente veloci, ma meno veloci di quelli economici. Storicamente il cambiamento economico, il mutamento della produzione e del consumo, determinava anche gli inevitabili e conseguenti cambiamenti nella struttura sociale. Modificava il mercato del lavoro, cambiava dunque le condizioni di vita e di lavoro di tante persone, con un effetto di trascinamento abbastanza ravvicinato. Oggi non c'è più questa vicinanza, anche se i cambiamenti nella società, nella composizione di una società, sono cambiamenti ugualmente molto più veloci dell'ultima fase che vi volevo indicare, che è quella della trasformazione delle istituzioni. Le istituzioni hanno tempi molto lenti. La lentezza nel cambiamento delle istituzioni è dovuta non soltanto alla sistematica incertezza del legislatore, ma anche al prezzo della democrazia. La democrazia ha bisogno di consenso, ha bisogno di regole condivise. Le regole condivise e i contrappesi che si creano nell'esercizio della democrazia hanno oggettivamente una scansione, la costruzione del progetto, la condivisione del progetto, la sua realizzazione, molto più lenta di tutti gli altri processi che vi ho appena indicato. Li potete misurare in qualsiasi dimensione, in quella globale esattamente come in quella locale. Se vogliamo guardare ad una comunità come quella bolognese, si vede tranquillamente come la struttura economica di questa parte del paese cambi con una rapidità straordinaria. Bologna non ha mai avuto come caratteristica la presenza di grandi imprese ed una dimensione di massa critica che la portasse verso una o l'altra monocultura. C'è una situazione storicamente assai articolata, diffusa, fatta di medie e piccole imprese che hanno anche posizioni di leadership nel mondo, dunque non è l'internazionalizzazione che manca al nostro sistema economico. Nel corso di almeno due decenni la struttura economica di Bologna è cambiata, mantiene apparentemente le stesse grandi dimensioni, i servizi e la produzione,
le attività manifatturiere e quelle commerciali, ma se osservate all'interno di ogni agglomerato quel che è capitato, vi rendete conto che nulla è uguale a ciò che Bologna aveva disponibile non più tardi di 20 anni or sono. I mutamenti sociali che questa trasformazione ha prodotto non sono ugualmente veloci, come vi ho detto, e non sono ugualmente vistosi. Hanno portato ad un cambiamento della popolazione di Bologna, della sua composizione. Non parlo dei rapporti tra le classi, come si sarebbe detto un tempo. No, parlo delle condizioni, delle caratteristiche interne alle classi. Il lavoro dipendente è oggi profondamente diverso da quello di 20 anni or sono. E non semplicemente per le tipologie e le modalità di relazione tra la singola persona e il luogo della produzione, ma anche perché, come vi dicevo, le tecnologie che hanno cambiato il sistema economico hanno portato ad un mutamento dei profili delle persone che lavorano, della loro professionalità, della loro conoscenza, della loro capacità di interloquire positivamente con il sistema economico dal quale traggono ricchezza. La frantumazione del mercato del lavoro è un fenomeno successivo ed è il segno di una difficoltà. La difficoltà ad uniformare il mercato del lavoro alle trasformazioni e ai cambiamenti in atto. Come ha risolto il legislatore questa difficoltà? Ha imboccato la strada illusoria del rendere più breve e molto meno vincolante rispetto ad un tempo il rapporto tradizionale. Quello che oggi viene chiamata flessibilità, altro non è che un adattamento temporaneo del mercato del lavoro che non sa rispondere adeguatamente ai tempi del cambiamento del sistema economico. E si apre, tra l'altro, in questo caso, una contraddizione vistosa tra un bisogno di conoscenza che determina qualità e invece una disponibilità di condizioni elementari, di attività che portano tante volte ad una perdita di qualità. Pensate a come noi invece fatichiamo, il terzo esempio che vi avevo fatto, la terza indicazione di mutamenti temporali, a rendere la nostra struttura, il nostro assetto istituzionale, adeguato ai processi che dovrebbero essere addirittura anticipati dalla strumentazione che viene offerta a chi amministra o a chi governa. La lentezza con la quale un paese come il nostro, non diversamente dagli altri, diventa parte integrante della dimensione alta, quella sovranazionale, cioè l'Europa, e dall'altra parte la lentezza con la quale si modifica il tessuto più vicino al cittadino, quello urbano. Bologna è una città che ha una struttura di quartieri, Bologna è una città che ha un'integrazione fisica con i comuni limitrofi, Bologna è una città che non è ancora in grado, per mancanza di un'azione legislativa, di realizzare quello che dovrebbe essere l'elemento più elementare. Il riconoscimento istituzionale di questa integrazione. Voi sapete che i comuni vicini a Bologna sono comuni che si distinguono dalla città per delle linee immaginarie di demarcazione. Non siamo più nemmeno alla separazione dovuta ad una qualche presenza fisica, il fiume piuttosto che un segmento o l'altro di pianura. La separazione è puramente immaginaria. Per chi va da Bologna a Casalecchio, la separazione è data da una palina che da una parte porta scritto Bologna e dall'altra parte Casalecchio. Per chi va a San Lazzaro ha apparentemente un corso d'acqua, dico apparentemente perché c'è l'albero ma spesso manca l'acqua, dunque siamo in una condizione completamente diversa, fisicamente diversa da quella di un tempo, prodotta dai cambiamenti dell'economia e della composizione sociale, alla quale il tempo della riforma istituzionale non è in grado di corrispondere. Io credo che questa sovrapposizione e queste separazioni producano tante difficoltà non soltanto a chi amministra, ma anche alla condizione generale che dovrebbe essere offerta per vivere cittadinanza. Tante volte in queste separazioni c'è l'estraneazione più alta per la persona. La persona che è coinvolta nel processo di cambiamento dell'attività economica, se non ha contemporaneamente un forte radicamento sociale ed un riconoscimento dei tradizionali livelli di protezione che una società coesa offre, è una persona che entra in sofferenza. Vive una fase difficile della sua vita,
vale per tanti lavoratori dipendenti, vale per gli stessi imprenditori, quando attraversano le fasi cicliche di difficoltà nella loro attività, vale ancora di più per tutta la nuova cittadinanza, che in un sistema mobile che ancora non ha raggiunto il punto di attestazione delle sue cambiamenti e delle sue trasformazioni, finisce con l'essere oggettivamente il soggetto più debole, quello che soffre maggiormente di tutte le contraddizioni che si incontrano nel percorso. Ecco, il rapporto tra il grande e il piccolo, voglio dire la dimensione globale, i processi determinati dalla globalizzazione e dall'altra parte i cambiamenti invece nella dimensione locale, hanno questa contraddizione clamorosa. Noi viviamo in una comunità che è in grado, in virtù dei linguaggi e delle tecnologie che vengono utilizzati, di corrispondere in tempo reale con realtà lontane, ma che fatica terribilmente a gestire i propri cambiamenti quotidiani, a dare a questi cambiamenti i profili di coesione, di solidarietà, di condivisione che sono indispensabili in qualsiasi comunità. Ecco perché la mescolanza delle culture, le politiche di accoglienza, tutti gli elementi che determinano la costruzione di società multietniche appaiono così vistosi, contemporaneamente così carichi di contraddizione, e sono una oggettiva difficoltà per l'amministratore come per il cittadino. Lo dico nella doppia veste, chiunque di noi vive in una comunità che ha le caratteristiche delle città medio-grandi d'Italia e d'Europa incontra quotidianamente sul suo cammino questi problemi. Sono problemi che vanno risolti con pazienza, ma rappresentano anche, insieme al loro profilo di esplicita difficoltà, anche contraddizioni delle trasformazioni in essere. Secondo fenomeno, non nuovo per la verità, così come non sono nuovi i tempi di cambiamento, parlo di cose che si sono dilatate, non di cose che improvvisamente sono apparse davanti ai nostri occhi. Si è dilatato anche il processo di diseguaglianza. Viviamo in una parte del mondo nella quale i diritti sono stati il fondamento delle politiche e sono addirittura elementi identitari importanti. Viviamo in una parte del mondo nel quale le disuguaglianze sono state forti storicamente, ma si sono di volta in volta affrontate e spesso risolte in processi di emancipazione straordinari che hanno creato cittadinanza, che hanno creato coesione. Questi processi non sono completati, non sono risolti per sempre, sono oggi necessari come un tempo e sono necessari anche perché le condizioni mutano e reintroducono in sistemi apparentemente volti alla coesione elementi di divaricazione. Diceva prima il professor Touraine, parlando delle periferie francesi, di questo fenomeno vistoso che dal processo di coesione si passa ad un processo di disaggregazione e di disarticolazione di ciò che prima era stato, con tutte le mediazioni del caso, messo insieme. Ma questo vale anche per noi. Vale per noi, vale soprattutto per le realtà più ricche, per quanto possa apparire paradossale. Cioè le realtà che hanno raggiunto una qualità della vita alta e hanno livelli di reddito più elevati, sono assoggettate maggiormente a fenomeni di questa natura che possono anche non essere quantitativamente rilevanti, ma che si vedono di più, hanno una maggior visibilità e rappresentano anche per questo un problema sociale più rilevante, dove le condizioni materiali, quelle medie e diffuse, sono molto più alte che altrove. Basta guardare anche qui alla nostra comunità. La povertà in una comunità come quella bolognese non è mai stato un fenomeno diffuso, ma è oggi un fenomeno che si percepisce a tal punto da essere considerato come una emergenza che induce o dovrebbe indurre a politiche di inclusione che partono proprio dalla determinazione di una apparente novità. I poveri ci sono sempre stati. C'è però qualche novità nella definizione, le categorie di un tempo che non ci aiutano, anche di cos'è oggi povertà. Faccio un solo esempio, ma spero sufficientemente chiaro. Noi oggi
qui, in questa città, come in questo paese, è un fenomeno che riguarda anche altre parti d'Europa, ci misuriamo con il lavoro povero. Nella nostra cultura la povertà è sempre stata accomunata alla mancanza di lavoro. Il povero era la persona priva di reddito perché priva di un'occasione di lavoro. Oggi c'è una platea piccola, ma che può crescere, di persone che lavorano, hanno un reddito e questo reddito non è sufficiente a superare la soglia della povertà. Le statistiche impietosamente dicono che sono in prevalenza donne con poca formazione e con poca scolarità, e altrettanto pericoloso il fenomeno che ancora viene segnalato, che laddove esiste il lavoro povero, senza una rottura legata a processi formativi robusti, chi ha un lavoro povero può aspirare soltanto, quando lo perde, ad attivarne un altro con esattamente le stesse caratteristiche. Dunque, c'è una condizione materiale che ritorna con divisioni che si possono considerare come parte della suddivisione classica della sociologia e dell'economia tradizionale. In verità hanno elementi pericolosi, se non percepiti, di novità al loro interno. Così come la mancanza di occasioni di realizzazione, non parlo soltanto di occasioni di lavoro, perché c'è uno snaturamento anche dell'idea di lavoro. C'è una perdita del valore sociale del lavoro che è data dalle caratteristiche delle occasioni che vengono offerte soprattutto ai giovani. Va da sé che il lavoro è fondamentale, perché genera reddito, per la possibilità di vivere, ma non si può ridurre l'idea di lavoro semplicemente ad una percezione di reddito per avere condizioni materiali. L'idea della realizzazione della persona attraverso un lavoro che gratifica e che permette di sviluppare conoscenza e professionalità non può essere abbandonata. Occorre registrare che una parte non piccola, una quota crescente di lavoro invece tende ad assumere semplicemente il profilo e la caratteristica del riconoscimento remunerativo di un'attività prestata, e si sottrae l'elemento della gratificazione che è fondamentale soprattutto quando si è giovani. Si può vivere senza gratificazioni particolari quando si ha alle spalle un percorso che ha garantito la possibilità di avere una costruzione della propria personalità anche con il contributo che viene dal lavoro. Quando si ha 20-22 anni è un pochino più rischioso e socialmente si è più esposti se manca questa condizione. Lo stesso ragionamento si può fare tranquillamente per quanto riguarda i diritti. È molto opportuna, ma ce ne dimentichiamo troppo spesso, la suddivisione che è stata fatta prima dal professor Touraine tra diritti individuali e diritti collettivi. Si tende a ragionare di diritti pensando sempre, vorrei dire quasi esclusivamente, ai diritti individuali. C'è una quota rilevante di diritti collettivi, che sono stati alla base dei processi di emancipazione, anche se poi la loro ricaduta e la gestione anche dell'atto legislativo riguarda la singola persona. Ma se pensiamo alla Carta dei diritti che l'Europa si è data, a questa bella catena tra il diritto della persona, il diritto che nasce nella sfera economica e produttiva, il diritto di cittadinanza, ci rendiamo conto che i diritti nel lavoro sono figli dei diritti individuali, dei diritti della persona, ma sono stati nella stragrande maggioranza dei casi conquistati collettivamente. E la cittadinanza altro non è che l'estensione verso la condizione quotidiana di idee o ideali che hanno caratterizzato la conquista dei diritti nella sfera del lavoro. I processi di emancipazione sono stati questa cosa, la somma di protezioni, dunque l'elemento fondamentale della coesione che dà cittadinanza, e dall'altra parte il rispetto della dignità della persona nella sua funzione di lavoratrice o di lavoratore, che poi ha trovato la riconferma anche nei moderni diritti di cittadinanza. Se pensate ai diritti così come oggi sono presenti, vi rendete immediatamente conto di come ci sia una cittadinanza limitata per molti e ci sia una condizione di difformità che tende a crescere. Continuiamo a guardare alla nostra piccola dimensione, ma le cose che vi ha detto il professor Touraine valgono per l'Europa e il mondo. Dunque, vediamo come Bologna è dentro questo contesto. Bologna, l'Italia,
ho detto molte realtà, quando penso a diritti difformi, penso delle condizioni materiali in essere. Non lo faccio perché viziato in questo caso dalla mia vita precedente, ma perché è un problema dell'amministratore. Se penso al lavoro, ho di fronte un'area vasta di lavoro strutturato che ha riconoscimenti sanciti dalla prassi, dai contratti e dalle leggi. Riguarda la maggioranza delle persone che oggi hanno un rapporto di lavoro dipendente. Ma c'è un'area crescente di giovani che non gode di questi diritti perché nel lavoro tradizionale strutturato sono state introdotte modalità di mercato, di relazione, che fanno salvo l'aspetto, la condizione materiale. Si può discutere a lungo se è congruo o no, ma la condizione materiale è definita, ma a quella condizione materiale non si accompagnano protezioni o non si accompagnano diritti uniformi. L'universalità, anche nel lavoro strutturato, oggi non c'è più. Aggiungete a questa platea, che è di gran lunga quella predominante, la platea del lavoro sommerso. È un lavoro che non riguarda soltanto le nostre aree meridionali, riguarda anche Bologna. Lo studente che fa lo sguattero in un albergo per avere qualche soldo che accompagni la sua vita di cittadino bolognese temporaneo, presta la sua attività in una condizione classica del sommerso. L'imprenditore che lo impiega a condizioni normali, è dunque una realtà economica assoggettata a tutte le regole, a tutti i diritti e i doveri riconosciuti, quel ragazzo è un ragazzo a diritti limitati, ha tutti i diritti di cittadinanza, vota e ha tutti i riconoscimenti propri della cittadinanza, compresa l'assistenza e le protezioni che la comunità gli destina. Nel lavoro è privato del diritto fondamentale del lavoro, il riconoscimento del contratto e della legge. Ma questa dimensione è una dimensione ancora, per fortuna, sufficientemente contenuta. Ce n'è una terza che si sta diffondendo e che noi erroneamente continuiamo a chiamare lavoro nero come il primo, e in verità è lavoro clandestino. Oramai sono tante le realtà che impiegano esclusivamente persone che sono nate altrove e che sono arrivate qui in una condizione di illegalità. Queste persone sono persone private contemporaneamente dei diritti nel lavoro, anche se prestano un'attività, e dei diritti di cittadinanza. In quello che è l'ambito più tradizionale, più consolidato nella società, il lavoro, considerato nelle sue forme estese, già esistono condizioni di difformità nel lavoro strutturato, nel lavoro sommerso e ancora nel lavoro clandestino. La ricostruzione dell'universalità, della condizione elementare per la coesione ma anche per l'emancipazione, è un grandissimo problema, soprattutto perché è assoggettato quotidianamente alle spinte, agli effetti pesanti di tutti i processi che si realizzano nella globalizzazione in virtù di flussi migratori che hanno assunto la consistenza che conosciamo. Anche qui, non sottovalutando una novità che si può misurare anche nella piccola dimensione della nostra comunità, quando parliamo di mobilità pensando a persone che vengono da altri luoghi, dobbiamo mettere in conto, a differenza di qualche decennio fa, continuo a ragionare degli ultimi 20 anni, che le persone che arrivano se ne vanno. Prima non era così. Tendevano a diventare stanziali, migravano, raggiunto il luogo nel quale potevano soddisfare i loro bisogni fondamentali, si fermavano. Poi c'è un terzo aspetto, ed è l'ultimo dei fenomeni, questo è molto bolognese, o per meglio dire ha un aspetto che si è diffuso anche altrove e poi ha una condizione specifica nostra. L'aspetto di carattere generale di questo terzo fenomeno è quello della mobilità sociale negata, che è forte dove esistono le due tipologie che vi ho appena descritto, di lavoro sommerso e di lavoro clandestino, che stabilizzano, schiacciano verso il basso, impediscono una prospettiva di vita positiva, impediscono di costruire per sé un percorso, di avere delle condizioni che danno certezza,
stabilità e dunque sicurezza. Il tema dell'insicurezza è uno dei grandi temi della società moderna, ma non è oggetto della nostra discussione di questa sera. L'altro invece che è molto nostro è questo uso temporaneo e difforme del territorio, delle condizioni date in un qualunque territorio, in un qualunque aggregato urbano. Dicevo prima, se guardiamo ai processi migratori, vediamo come molte etnie che storicamente sono presenti a Bologna oggi abbiano dei flussi in andata e in ritorno rilevanti. Vengono da noi, ma non sempre si fermano. Ma prima ancora degli stranieri, questo comportamento è il comportamento tradizionale degli studenti. Credo che poche comunità abbiano le caratteristiche di Bologna. Voi sapete che quando mi sono candidato a fare il sindaco sono stato duramente rampognato per non essere nato a Bologna e dunque essere un bolognese recente e per una qualche propensione, per un po' di curiosità e una certa tigna, sono andato a vedere come vanno le cose a Bologna sotto questo punto di vista, della nascita, della permanenza. E beh, si scoprono delle cose molto interessanti. Si scopre ad esempio che il 60% dei cittadini residenti a Bologna non sono nati a Bologna. Si scopre che una parte consistente della classe dirigente bolognese è arrivata qui da studente, si è laureata, si è fidanzata, ha messo in piedi una famiglia, a volte è rimasta semplicemente da sola, ma si è fermata. Dunque siamo una delle città italiane con i flussi di mobilità di gran lunga superiore agli altri. Questi flussi di mobilità, quelli che riguardano i residenti, sono ulteriormente integrati ed accentuati da 40.000 studenti fuori sede. L'Università di Bologna oramai ha raggiunto, superato la soglia dei 100.000, siamo a 103.000 iscritti dell'anno passato, una parte come sapete stanno nelle facoltà romagnole, una parte sono fuori corso, dunque vengono a Bologna quando vogliono, una parte sono bolognesi, ci sono 40.000 ragazzi che non sono bolognesi, vivono qui però 10-11 mesi all'anno, sono cittadini a pieno titolo dal mio punto di vista. Offrono però l'esempio di comunità, in questo caso un esempio assolutamente anomalo, ma insomma il sindaco di Bologna non può sottovalutarlo né ignorarlo, offrono l'esempio di come si utilizza un territorio in processi di passaggio, non li chiamerei neanche di mobilità, userei il termine mobilità più opportunamente per altri processi, di passaggio e di, diceva Matilde, meticciato. Quando parliamo di meticciato pensiamo alle culture lontane da noi. Io penso che invece ci siano forme di relazioni, di rapporto che valgono in una comunità come quella bolognese e che sono invece molto ravvicinate e che lasciano un sedimento, una traccia quotidiana per tempi molto brevi. C'è questa frantumazione del tempo nell'uso del territorio della quale occorre tener conto e che è di per sé potenzialmente uno straordinario valore. Una città che vuole aprirsi all'Europa e al mondo ha nella sua storia questa radice. L'università più antica non è un'università nata per i bolognesi, era un'università frequentata da ragazzi e da professori che venivano da tanti paesi lontani e che hanno ciclicamente lasciato qui tracce delle loro identità e delle loro culture. Ed è sorprendente come a volte la città rifiuti questa parte bella della sua storia e si illuda di potersi chiudere, al di là dell'opinione di chi vi parla, una Bologna che pensa di chiudersi in sé non esiste, non è possibile, aggiungo sommessamente per fortuna, perché questa dimensione internazionale è nelle dinamiche che stanno sotto le condizioni materiali e sotto le condizioni culturali che anche noi a volte un po' semplicisticamente tendiamo a sottolineare. Mi fermo qui, vi ho detto di questi fenomeni che a me paiono molto importanti, ma anche bisognosi di qualche approfondimento. Per questo che la discussione che abbiamo fatto, poi con il contributo straordinario del professor Touraine, è una discussione molto utile per Bologna, ma sarebbe utile in qualunque città dalle dimensioni medio-grandi d'Europa che ha Bologna. Io credo molto nell'Europa delle città, perché penso che le caratteristiche, da quelle economiche alle strutture urbane, a quelle sociali,
a quelle culturali delle città sono tali da rappresentare un elemento di uniformità che non sempre lo Stato-nazione è in grado di offrire. E se l'Europa riuscirà a riprendere il cammino, come spero, verso una dimensione più compiuta della sua struttura istituzionale e sociale, sarà per il contributo delle città. Le città possono dare all'Europa l'impulso che gli Stati qualche volta, per le tante ragioni, anche banalmente di identificazione dei loro confini un po' approssimative, perché la storia ci ha consegnato anche questo, non riescono a dare. Dunque, quando mi capita di dire che sono molto convinto che questa città abbia bisogno di proiettarsi in una dimensione grande, non dico soltanto una cosa che risponda ad una volontà soggettiva, penso di interpretare un sentimento diffuso, ma vorrei dire ancora di più, di prendere visione banalmente da fermo di un processo che per fortuna cammina sulle gambe delle donne e degli uomini di Bologna, che questa storia ce l'hanno sotto pelle, ce l'hanno nella loro cultura e la offrono a tutti. Ovviamente a me fa piacere che lo offrono anche agli amministratori. Grazie, ringrazio anche Sergio Cofferati che con lucido intervento ci ha segnalato le questioni di sfondo in cui ci si trova ad agire nel governo di questa città, ma anche le prospettive future che si aprono a partire dall'identità e dalla storia stessa di Bologna. Credo che la ricchezza di questo dibattito, di questa discussione, debba avere altre occasioni, altri spunti, altri impegni di incontrarci e di vederci con altri appuntamenti che come Istituto Gramsci certamente ci impegneremo a portare avanti con l'aiuto di tutti voi. Ringrazio ovviamente Daniel Londei, Matilde Calarigalli, Alain Turenza, Gio Cofferati, Unit Credit Banca per l'ospitalità. Ringrazio tutti voi che avete partecipato così appassionatamente a questo dibattito. Grazie.